Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Renzi, ho frequentato l'istituto alberghiero di Rieti e sono tornato oggi con grande piacere per raccontarvi alcuni piatti della mia esperienza che ho fatto in seguito a questo grande istituto che ti dà delle grandissime basi dove si può iniziare insomma in un lavoro ristorativo di alto livello. Io ho lavorato per 10 anni con Heinz Beck e adesso ad oggi gestisco un ristorante che si trova a Firenze, è un locale molto bello che si chiama Il Locale, dove noi attuiamo una cucina insomma mediterranea sulla base dei prodotti di stagione e valorizzando anche le ricette tipiche toscane, perché ci troviamo ovviamente nel cuore di Firenze. Volevo fare un ringraziamento a tutti gli istitutori perché per 5 anni io ho vissuto all'interno del convitto che si trova sempre a Rieti, dove la scuola gli dà l'opportunità quindi di anche alle persone che sono a distanza di poter iniziare insomma questa avventura, questo progetto, questo studio in una maniera professionale con delle persone in cui ho degli ottimi rapporti fino ad oggi e che mi porto ancora nel cuore. Come primo piatto oggi abbiamo portato abbiamo portato una panzanella che oggi insieme a Giulia andremo a rappresentare. Quindi è un piatto tipico della tradizione toscana con ovviamente una piccola rivisitazione. Quindi andiamo a utilizzare tutti gli ingredienti che ci sono nella panzanella. Il primo fra tutti è ovviamente il pane, che è il pane secco, dove in Toscana in molte ricette non viene buttato o gettato ma viene riutilizzato come nella ribollita o anche nella panzanella, dove noi lo mettiamo a bagno con un po' di acqua aceto e formiamo questa mollica di pane che andrà a condire il nostro piatto con una ricotta di pecora, dei pomodori confit, del sedano e cetriolo, delle olive da giasche disidratate, abbiamo poi delle cipolle in carpione, una salsa di pomodoro datterino fresca e frullata dove non è cotta e poi ovviamente la nostra ricciola che viene marinata con sale e olio. Giulia inizierà a montare il piatto, io inizio a condire la ricciola. Alla base mettiamo 4 spuntoni di ricotta che viene condita con un po' di agrumi, come sempre lime e un po' di arancia, sale e pepe. Poi adagiamo questa mollica di pane bagnato, quindi acidula, che ricorda molto la panzanella. Io avevo la mia nonna che era di Poppi e quindi l'estate mangiavo ben volentieri insomma delle bei piatti di panzanella che diventavano quasi un piatto unico e ricordo benissimo proprio la gestualità nello stropicciare o comunque nel creare questa mollica con il pane, dal pane ovviamente secco che sarebbe stato buttato. Io vado a marinare la ricciola con un po' di lime grattugiato, sale e ovviamente dell'olio extravergine di oliva. Giulia appoggia delle olive disidratate che sono olive taggiasche e dei pomodori confit e successivamente del cetriolo e sedano brunoise che fanno parte insomma degli ingredienti ovviamente della nostra ricetta. Abbiamo marinato qui la ricciola. E per concludere andremo ad aggiungere della cipolla rossa in carpione. Il carpione è un metodo di conservazione che si utilizzava molto in periodo di guerra al nord, dove si mettevano a marinare i vegetali o comunque la verdura che avevano a disposizione per conservarla, perché in periodo di guerra era abbastanza insomma difficile poter mangiare. Prego. Quindi ha quella nota acidula e va a dare una nota acidula maggiore al piatto. Poi andiamo ad aggiungere della crema di peperoni, che sono dei peperoni fatti al forno e poi successivamente spellati ovviamente e poi frullati, e della crema di basilico. Poi concludiamo con delle erbette che vanno quindi a decorare il nostro piatto. Questo è un primo antipasto che si può trovare al nostro ristorante.
che quindi è l'inizio di un, di un pasto. In conclusione, davanti al cliente viene servito questa salsa di pomodoro di cui parlavamo prima, che va a completare, e il piatto è pronto. Dopo un biennio comune all'interno dell'alberghiero, i ragazzi possono scegliere tra cucina, sala, ricevimento e pasticceria. Qui stiamo adesso preparando il nostro risotto insieme al mio sous chef Stefano, e dove qui siamo partiti da una ricetta tipica romana, che è la coda alla vaccinara. E ovviamente non c'è quasi niente della coda alla vaccinara, perché poi noi ci troviamo all'interno della Toscana, e quindi utilizziamo il cinghiale, che invece è un prodotto in uso e molto utilizzato ovviamente in Toscana. Quindi siamo partiti dal concetto del cinghiale in umido, però valorizzato insomma con gli ingredienti che si trovano all'interno della coda alla vaccinara, come ad esempio il cacao. Quindi noi facciamo un risotto a base di zucca per stagionalità e anche per gusto, perché non è molto invasivo e si abbina bene anche con il cacao. Questo risotto viene fatto con un estratto di acqua di zucca in una centrifuga, dove è una centrifuga a bassa velocità, quindi tira fuori il succo e mantiene quindi anche il colore e non surriscalda quindi la proteina. In questa maniera andiamo a cucinare il nostro risotto. Dopo, successivamente, noi abbiamo ovviamente portato tutto per tempistiche, facciamo del salume proprio di cinghiale, dove noi andiamo a fumigare con il lombo e lo andiamo successivamente a essiccare, e poi lo grattugiamo come se fosse una polvere che andremo ad adagiare sopra il nostro risotto, in aggiunta a un'acqua di cacao e una brunoise di sedano e carota. Quindi è un ricordo della vaccinara su una base ovviamente toscana e degli ingredienti sicuramente di stagione come ad oggi. Allora, possiamo andare a mantecare? Sì? Andiamo. Ci spostiamo quindi per impiattare e per mantecare. Allora, andiamo ad aggiungere. Vai Stefano, burro. Del parmigiano, e poi molto delicatamente un cucchiaio, molto delicatamente andiamo ad amalgamare il nostro risotto. Questo è un riso riserva San Massimo, quindi zona Lombardia, è un carnaroli. Ha una cottura molto breve, molto importante la tostatura, che Stefano intanto si era portato avanti per noi mentre impiattavamo insomma la panzanella. È un riso in cui mi trovo molto bene e che secondo me insomma ha un'ottima tempistica anche per il servizio. Un carnaroli non è detto che deve cucinare in 20 minuti, ne può cucinare in 13-14, ma l'importante è insomma che il chicco rimanga al dente e nello stesso tempo rilasci l'amido per amalgamare il tutto. Ok, questo è un po' più grande. Okay. Andiamo ad aggiungere un po' di acidità del succo di limone dopo averlo mantecato e qualche lacrima di salsa soia. Andiamo ad adagiare il nostro risotto alla zucca. Con dell'acqua di cacao, dove noi utilizziamo delle fave di cacao, noi utilizziamo delle fave di cacao, e quindi ha un gusto molto amaro la fave di cacao, dove la lasciamo a infusione sotto vuoto per una settimana, con ovviamente una percentuale di acqua. In questa maniera l'acqua assorbe il gusto del cacao, ma realmente non ha in bocca insomma il cacao, che su un primo piatto può risultare un po' stomacante, no? Poi aggiungiamo del sedano e carota brunoise,
per dare una croccantezza differente o comunque maggiore al piatto. E infine la nostra polvere di prosciutto di cinghiale. E queste erbette che hanno un retrogusto di liquirizia e si chiamano axina, che secondo me concludono al meglio il piatto. E il piatto è pronto. E terzo piatto, e un secondo, facciamo un filetto di rombo in crosta agli agrumi con una scarola tiepida con uvette e pinoli. Quindi questo è un ricordo più di famiglia, dove mamma mi faceva insomma questa scarola ripassata con uvette e pinoli proprio nel periodo natalizio, e io l'ho avvicinata insomma a questo filetto di rombo insieme a un'aria che dopo andremo a emulsionare, sempre di agrumi. Andiamo a scottare il rombo e a rigenerare la scarola per l'impiattamento. Il rombo è stato prima salato, ovviamente andremo a fare ambi i lati. Abbiamo scottato il nostro rombo e andremo ad adagiare insieme alla scarola all'interno del nostro piatto. La scarola è cotta sotto vuoto con un olio alla lici. Poi sul rombo mettiamo un pane croccante aromatizzato sempre agli agrumi. Vai Stefano, metti il pesce. Poi adagiamo dei fiori commestibili. E per concludere andiamo ad aggiungere, e abbiamo un po' una girata, okay, la nostra aria sempre di agrumi per completare il piatto, quindi sarà anche la salsa poi d'accompagnamento al piatto stesso. E il piatto è pronto. Fai come me, scegli l'Istituto Alberghiero di Rieti Costaggini, scuola di gusto e ospitalità.